stavo dicendo anche oggi, mondo di Facebook. Saluta! Buongiorno, buongiorno! Stiamo andando nella rotatoria. A sbattere. No, a sbattere no. Cristian, tu hai una guida ultimamente un po' troppo sportiva. Sto uscendo dall'inquadratura per la rotonda. C'è posto adesso sulla rotonda. Allora, stavamo dicendo... Hai finito? Sì. Bene. Stavamo dicendo che stiamo andando gioiosamente a fare... un giro. Ma che un giro? Un giro. Shopping selvaggio all'arrembaggio. Giro a... al cuore dell'Adriatico. Sì. E Cristian ha detto che mi pagherà tutto. Tutto mi quello che... però. Come no? Ho sentito prima, forse non ti ricordi, ma mi hai detto che mi pagherai tutto lo shopping. Tra l'altro, questa è una gonnellina che ho comprato al mercato giovedì, ma io non vi ho fatto più vedere nulla di quello che ho comprato e in questo vlog vi farò vedere tutto quello che ho comprato, tre pezzi. Questa l'ho pagata 10 euro in super sconto in un negozio, perché io vado al mercato però poi entro nei negozi, sono intelligente, vero? Assolutamente, ci mancherebbe. Ecco. Vedete com'è convincente, soprattutto quando dice le cazzate. Vabbè, che c'entra, se, ma il mercato almeno l'hai girato o era solo la scusa, vado al mercato poi... No, il resto l'ho comprato al mercato. Ho comprato solo la gonnellina nel negozio. E in realtà volevo comprare un'altra gonna che mi è rimasta qua, ma proprio qui, ce l'ho ancora, vedi dove ce l'ho ancora? Ce l'ho qui. Si vede. Perché era bellissima, bellissima, di jeans lunga, con lo spacco fino diciamo a diventare corta. Non c'era la mia taglia, o meglio, c'era la M che mi stava bene qua su, più chiappe, ma sulla vita mi stava molto lenta, troppo lenta, cioè un pochino ok, alla fine uno mette una cinta, ma lì era veramente una cosa, no? E poi c'aveva l'XS che penso che non mi sarebbe nemmeno entrata dalle gambe, ci voleva una S, cosa che non c'era, capito? E quindi adesso io sono alla ricerca di questa gonna, non precisamente questa, comunque una simile, perché ho visto che da Stradivarius, porca miseria, ma Stradivarius non c'è più? Oh sì, ti ricordi che era chiuso al cuore dell'Adriatico Stradivarius? Sì, però doveva riaprire. Lì, sempre? Credo. Oddio, mi sono appena sconvolti tutti i piani. Vabbè, comunque ci stanno un sacco di negozi, speriamo che trovo una gonna lunga esattamente come la voglio io. Anche perché quella era bella, ma costava 49 euro, cioè 50 euro, insomma. Se la trovo a meno sarei più felice. Oggi niente, oggi dobbiamo per forza di cose sbattere da qualche parte. Non è colpa mia, eh. Vabbè, niente, insomma, questo. Poi ho comprato altre cose molto carine che vi farò vedere poi. Niente, in questo momento siamo al semaforo e stiamo aspettando che diventa verde. Yeah. A fra poco. Mi sono dimenticata di dire una cosa molto importante. Vero? Che oggi per pranzo prendiamo il sushi. Questo lo sapevi? Sì, questo lo sapevo. Sei d'accordo? Su questo sono entusiasta, non d'accordo. Su questo vuol far percepire che sul resto non ero molto a conoscenza, perciò... Ma non dire cavolate, tu sei a conoscenza. Cosa andiamo a fare al cuore dell'Adriatico se non dello prendere spray? Prendere il sushi. Dello spray. Le capsule dell'Arespresso che le abbiamo... Ah, è vero, ho finito il caffè. Non puoi farmi mancare il caffè, se no dormo. Vabbè, in realtà è finito il mio, il tuo, non ancora ne hai, però vabbè. Beh, che stai, prendi solo il tuo? No, ci mancherebbe. Non lo so, cioè, sei così egoista? No. Va bene, ci vediamo dopo, cari. Lancia un bacino. E siamo arrivati a casa e oggi Eleonora è una donna felice. Questo è il sushi che abbiamo preso. Questo qua è nuovo, sinceramente non so, è tipo un tiger roll, c'era scritto. Dentro c'è salmone. Invece di qua, questi sono quelli con la Philadelphia, questi sono ultra piccanti, semplicissimi, normali con avocado. Questi sono Philadelphia, salmone, avocado. Vabbè, i nigiri e questi con le mandorle. Cristian! Sì.
Vorrei poter mangiare di sbrigo. Sì, arrivo. E queste sono le pacchette che ho comprato su Amazon, che hanno questi meravigliosi pandini. Guardate che carine, poi sembrano bambù. E qua sotto c'è lo strassettino. Nella scatola ne vengono due, una è blu, tipo così. E niente. Buon appetito, caro. Buon appetito. Sei vestito? Mi sono cambiato la camicia bianca, salsa di soia. Tu sì che sei intelligente. No. Io che mangio col giubbetto. Vabbè, non è un giubbetto, è un gilettino. Comunque, vuoi dire qualcosa? Questo quadro, no? Questo è orgasmico. È qualcosa di qualcosa di finto. No, è molto vero. Buono. È molto buono. Molto buono. Ma c'è anche il cetriolo dentro? Sì, guarda. O zucchino. Riesci a vedere? Possiamo fare una bella copertina così. Molto bene. Allora, gente, siamo tutti qua riuniti. Cerco di parlare un pochino più forte perché vi devo mostrare i vestiti che ho comprato al mercato e al centro commerciale oggi. Sono in pigiama perché io dentro casa sto molto bene in pigiama. Mi sono messa un attimo comoda, poi dovrò un attimo togliere lenzuola, metterò a lavare anche questo ovviamente. Milo che nel frattempo ci fa compagnia. Vieni qua, dai! No, vieni qua, fatti vedere quanto sei bello, quanto sei buono, quanto sei bello, l'amore mio. Anche loro devono fare il bagnetto, quindi puliremo tutto, vero? Però non mi camminare sui vestiti puliti, nuovi. Ecco, molto bene. Allora, iniziamo dal mercato. Praticamente mi avvicino un pochino perché sennò mi sa che non mi vedete. Allora, a 5 euro, ragazze, 5 euro, cioè io non so dove prendono questi vestiti, comunque è fatto veramente bene, rosso, coppa, un tantino preformata ma proprio poco, con cinta, è tipo lunghetto così e ha lo spacchetto qua in fondo, molto aderente, il tessuto è primaverile. Non è estivo, è primaverile, manica a tre quarti, molto carino, 5 euro, l'ho pagato 5 euro, non ci potevo credere. E ovviamente vi metterò tutte le foto indossate. Raga, mo fa caldo, mo c'ho caldo, scusate un attimo, ma c'ho caldo. Allora, ok, dicevamo, 5 euro, per chi è interessato a questo, da Primark tantissimi anni fa, quindi non credo che lo troverete mai più. E vi metto adesso la foto di come sta indossato. L'unica cosa che mi dà un po' noia è che questa cinta è proprio fatta di cartone per 5 euro, cosa pretendo, e non sta molto su in forma come dovrebbe, scivola un pochino, però ho già pensato di prenderci un altro tipo di cinta e molto più sottile, molto più fine. Comunque, la foto. Dopodiché, allora, questo, ok, ve l'ho fatto vedere, sempre per quanto riguarda il mercato, ho trovato questa. Che cos'è questa? Questa è una grandissima figata ed è super sexy, mi sembra, non lo so, una tutina di Wonder Woman. Guardate, allora, così non so come caspita farvela vedere. Comunque ha il pantalone, il tessuto è tipo stretch, tipo un po' lucidino, un po' stretch, va giù molto morbida, comunque non è troppo skinny. Allora, abbiamo appunto il pantalone fatto così, poi sopra invece è fatta così, praticamente ha delle trasparenze sui fianchi, tutta una trasparenza, come ve la faccio vedere, immensa qua davanti il seno. Spero si veda, vabbè, comunque dalla foto vedrete sicuramente meglio. Dietro ha la cerniera lungo fino a qua, fino al sedere. Ed è super super attillata, super super carina. Questa con una giacca, con qualcosa. Anche da sola diciamo che è un po' strong, però è molto molto carina. E l'ho pagata sui 23, adesso non ricordo, costava 25.
forse 23, se mi ha tolto qualcosa adesso non ricordo. Comunque, molto carina. We've been moving pretty fast, and honestly I can go with that. Dopodiché sempre al mercato ma in un negozio, per 10 euro era l'ultima. Guardate che bella questa gonna, è di pelle rossa, era ovviamente nella parte saldi, era l'ultima, 10 euro, super scontata, costava all'inizio mi pare, non voglio sbagliare, mi pare 25, no ma guardate, guarda, non mi perdete questo show, guardate, è finito lo show? Come mai è finito lo show? Voglio far vedere quanto eri bello quando ballavi la break. Com'è che balli la break così? Vabbè, insomma ragazzi, è bellissima. È molto molto attillata anche questa. Anche sulla vita sta molto bene, perché dovete sapere che chi come me ha... Come ve lo spiego? Allora, chi come me ha questo problema, ovvero che qua c'ha il sedere... E la vitina più stretta qua, quando tirate su, adesso col pigiama vedete poco, comunque quando tirate su una gonna vi deve passare qua e poi qua però resta molla, capito? Resta molto molle. Questa invece essendo fatta, vedete, è proprio fatta così, così, sta benissimo, abbraccia completamente la figura e mi piace tantissimo. Io questa la abbino spesso con o una camicia chiara oppure anche con una maglietta abito alta. Scusate, ma come si fa a non ridere? Io sto cane veramente mi fa morire. Con una maglietta appunto a collo alto, magari a costine, anche nera, perché no, con i stivaletti neri, è molto versatile. Poi per 10 euro l'ho presa. Poi sono stata da questa, da Tezenis, ho fatto acquisti da Tezenis, cosa che mi succede raramente, non trovo mai cose troppo carine. Comunque questa è una maglia con questo intreccio davanti sul décolleté, molto 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 carina, a costine. Prezzo, ragazzi, ho già staccato tutti i cartellini, perciò comunque Tezenis non costa tantissimo, mi pare 16, vi dico una cazzata sicuro, quindi comunque questa. E poi il pezzo che io reputo il pezzo forte, perché è un pezzo di intimo. Allora, da Tezenis faccio molta, 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 moltissima fatica a trovare cose di intimo che mi piacciono, perché io ho i gusti un po' particolari. Questo qui devo dire che è molto carino. Allora, cerchiamo di metterlo bene. Almeno allacciarlo un pochino, così vi faccio vedere di che si tratta. Comunque è una parte superiore preformata. Ecco, è fatto così, così. Aspettatemi un attimo, ecco. Fatto così, di questo colore stupendo, cioè bellissimo. La coppa è un pochino imbottita, non tantissimo, come piace a me. E è tutto appunto colorato, una sorta di arcobaleno. Ci ho preso anche la mutandina in abbinato, molto molto carina. Questa è un perizoma, mi piace il perizoma. E insieme è troppo troppo bello. Chissà, io la foto ce l'ho, ve la potrò ammettere. Del resto però boh, credo di sì. Basta che non mi giro davanti, è come se porto un costume, no? Giusto? Io ve la metto. Comunque veramente veramente bellissimo. È costato un pochino, però mi sono innamorata di questo abbinamento di colori, nonostante io molto, cioè molto raro che prenda delle cose, ci possiamo avvicinare adesso. Venite qua, vieni da me, vieni da me, vieni da me. È molto raro, stavo dicendo, che io prenda cose colorate, perché non mi piacciono
I pezzi di intimo colorati solitamente non mi fanno impazzire, quindi tendo sempre nero, 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 al massimo qualcosa di animalier o rosso bordeaux o rosso, insomma, rosso poco. Però tipo i colori così, che ne so, rosa, panna, verde, azzurro, non sono colori che mi fanno impazzire, ma questa abbinata di colore, se voi vedete, è meravigliosa, cioè è meraviglioso. E poi l'ho pensato anche come sottogiacca, perché secondo me come sottogiacca sta molto molto bene, tipo una giacca fucsia, quanto ci può stare bene qui sotto? Vabbè, ho finito di rompervi le scatole, adesso vi faccio vedere invece due o tre acquisti che mi hanno fatto al supermercato, perché sono cose un po' particolari che ha preso Christian. Christian è andato in palestra, quindi sono da sola. Mi sto un po' riposando perché sono veramente stanca. Nonostante, credetemi, io non lavoro in questo periodo, ho mille cose da fare. Probabilmente quelle che ho sempre rimandato nel tempo, perché lavorando, e quindi trovo sempre qualcosa da fare. Poi ho iniziato anche a prendermi più cura di me stessa, quindi magari mi faccio delle lunghe camminate, delle lunghe passeggiate, se non posso uscire vado sul tapirulano, insomma sono in una fase zen della mia vita, veramente bella, posso dirlo, bella. E so che comunque non avrà lunga durata, però me la sto godendo molto, devo dire. Un po' come Milo, che è perennemente in fase zen lui. Vero che sei perennemente in fase zen? Mica meglio, infatti. Dove hai messo il giochino? Guarda un po', cosa c'è qua? Te l'ho rubato? Sì? Si incazza come la iena. Allora, che cosa abbiamo comprato al supermercato? Noi adoriamo la marca Prozis perché fa appunto le barrette proteiche. Queste non le avevamo mai prese, assomiglia molto a un brownie, speriamo sia buono. Poi, della Bon Cream, che ormai ci piace troppo, però devo dire io il caffè non lo amo. Questo l'ha preso Christian, è tra l'altro anche crunchy, quindi dentro ci deve essere qualcosa di scrocchierelloso, credo chicchi di caffè tritati, non ho la più pallida idea. Comunque della Bon Cream ci sono molte, molte creme spalmabili buone, hanno degli ottimi ingredienti, qui però purtroppo c'è proprio lo zucchero al primo posto, che meraviglia. Vabbè, tanto è per lui. Qua abbiamo un preparato per pancake sempre della Prozis, questo l'ha voluto prendere Christian, io non ho la più pallida idea di che cosa sia. E gli ingredienti, allora, per chi fosse interessato agli ingredienti, l'italiano qui ormai è, eccolo qua, credo, vabbè ragazzi, credo che gli ingredienti siano qui, vedete un attimo, dovrebbe essere abbastanza buono, tra l'altro fanno anche degli ottimi gusti, vedete? Io avrei scelto tipo nocciok, perché dovrebbe essere tipo nocciola, boh. Vabbè, lui ha preso chocolate brownie. Ok. Io invece ho voluto prendere questo, che è sempre un preparato per pancake, però è, diciamo, senza niente. Mentre questo qua c'è il cioccolato, e questo è della Perfect Bio, che è una marca veramente buona, con farina di mandorle. Gli ingredienti sono ottimi, non c'è quasi nulla di male. Quindi magari, che ne so, per quando uno ha voglia di pancake, prende il preparato già bello e pronto. Comunque l'ho voluto provare, vediamo come sarà. Detto ciò ragazzi e ragazzi, io vi saluto, per questo video è tutto, noi ci vediamo, bello lo stendino, noi ci vediamo nel prossimo vlog e nulla, vi mando un grandissimo grandissimo bacio e statemi bene, ciao!